Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su Planet Zoo. Vi ho visti belli gasati nei commenti nel primo episodio e quindi vi voglio altrettanto gasati e soprattutto curiosi, interessati, vogliosi di suggerire anche in questo episodio. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione, un bel like e soprattutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Guardate, ho lasciato tutto così. Ma ora vi farò vedere una bella cosa, cioè il fatto che ho letto i vostri commenti. Partiamo dall'entrata. Effettivamente farla tutta nordica, l'ingresso? Forse no. Sarebbe carino dividere lo zoo a zone. E quindi, avendo letto appunto i vostri commenti, ho cercato di prendere più consigli possibili e vedrete in questo episodio non solo i cuccioli, ma anche, ragazzi, una modifica dello zoo creato. Partiamo subito dal fatto che qui dobbiamo togliere un po' tutte le cose nordiche, tra virgolette, e magari farle nella zona più nordica possibile, cioè magari quella dei lupi. Qui all'ingresso allora che cosa ci facciamo? Un bel info point, che c'è già, abbiamo messo anche il negozietto, quello lì in basso, quello lì arancione circa, sul rosso arancione, come potete vedere, è quello dei cappelli, che veramente li vedrete poi in un prossimo episodio probabilmente, ma vedremo un po' di tutto. Aggiungiamo anche il negozio dei palloncini, quindi praticamente appena entrati ci saranno i bancomat per poter prelevare e in più qualche negozietto tra info point dove poter prendere la mappa e le varie cose, i palloncini, i cappelli matti di tutti gli animali e non solo ragazzi, perché aggiungo anche un altro negozio di souvenir dove si può veramente acquistare di tutto. E in questi negozietti c'è anche la possibilità di comprare dei pacchetti di adozione. Adesso i negozi ovviamente hanno dei loro prezzi, vedete che ci sono i peluche, libri di foto, magliette, pacchetti adozione, quindi il negozio di souvenir è abbastanza importante. Ora, ragazzi, la figata secondo me, perché guardate che cosa sto facendo, sto modificando uno dei due. Cosa vuol dire che sto modificando uno dei due, chiamiamoli, delle due recinzioni? Perché ho deciso di sfruttare al meglio gli spazi creando praticamente due zone per ogni recinzione. Inizierei dalla zona nord. Anzi, vi dirò la verità, i leoni probabilmente verranno spostati più avanti nella parte di destra che ancora non abbiamo costruito, ovviamente in questo momento è a sinistra, ma nell'ingresso quando uno entra è la parte di destra, però per adesso chiamiamo la parte di sinistra, perché questi quattro quadranti che noi avremo, queste quattro fette, perché poi dividerò anche la parte in alto, vorrei farle tutte e quattro nordiche, quindi con animali che vivono nel freddo, nella neve, e quindi avranno tutte e quattro questo stile nordico, questo stile viking, come vi avevo detto nell'altro video. E inizierò con la parte di sinistra. Nella parte di destra poi vi farò vedere alcuni animali che potrò mettere lì e voi nei commenti potrete continuare a suggerirmi e a darmi le vostre idee. E alcune delle vostre idee saranno veramente utilizzate, come avete potuto vedere. Infatti sto utilizzando l'idea dell'ingresso neutro, perché tra poco vi farò vedere che l'ingresso sarà europeo. Sentite i suoni degli animali, anche con la canzoncina originale del gioco sotto. Sentite bene. Però vi stavo dicendo, tra poco vi farò vedere anche una modifica dell'ingresso, qualche decorazione, i primi negozi, l'ingresso delle persone, quindi mettetevi comodi ragazzi in questo video perché ne vedremo di tutti i colori. Sentite i suoni e guardate i primi cuccioli. Non è fantastico? Che carino! Che carina! In teoria deve aver fatto due cuccioli, entrambi femmine. Ora, l'altro suggerimento che mi avete dato, comunque, diciamo che nei commenti me ne avete dette un po' di ogni. Siete stati anche molto carini e vi ringrazio davvero tantissimo per le bellissime parole su questa serie che effettivamente è un po' tosta da portare soprattutto per me che magari non sono bravissimo in queste cose.
Però diciamo che siete stati davvero carini appunto nei commenti. E ora vi sto facendo vedere una cosa abbastanza particolare, cioè sto aggiungendo io della neve. Perché? Perché uno degli altri commenti era appunto il fatto di decorare un po' di più lo zoo, e lo faremo col tempo, ragazzi. Col tempo le costruzioni che ho fatto verranno modificate per cercare di migliorarlo sempre di più. Ovvio che tramite i vostri like e i vostri commenti io capirò se continuare la serie oppure no, perché effettivamente, ragazzi, la serie era di fare dei cuccioli. Però ho visto talmente tanto entusiasmo nei vostri commenti che ho detto vabbè ragazzi, continuiamo, e guardate qui che cosa sto per fare. Questo è decorare uno degli ambienti, decorare uno, appunto, una delle zone. Guardate che figata è. Adesso vi farò vedere anche una cosa particolare, perché ne metterò uno praticamente come se fosse un albero caduto. Ed è figo, ragazzi, guardate che bellezza poter modificare poi l'ambiente e farlo sempre più carino. Questo verrà fatto anche poi per gli altri, magari anche con le vostre idee, con i vostri suggerimenti, magari mi dite anche cosa metterci. Per esempio qui c'è stato un laghetto ghiacciato, guardate qua quante opzioni e quante cose si possono fare, e verrà migliorato anche questo, Quindi non è che adesso io finisco qua col laghetto e poi non lo tocco più. Magari ci sarà qualche ritocco. Guardate qui. Guardate che bello, che cosa si può fare con questo gioco. E vi ripeto che io non sto facendo quasi nulla. Si può fare molto di più. Ma la bellezza, appunto, è stata anche, tramite anche i vostri consigli, i vostri suggerimenti, la cosa bella è stata anche, appunto, poter modificare, poter fare cose, ragazzi, davvero interessanti. E non è finita qui, perché aggiungerò ovviamente altro. Questo è un esempio di che cosa possiamo fare. La mia voglia è quella lì anche di dividere la zona dei leoni, quindi fatemi sapere anche voi se siete d'accordo, e di fare tutte e quattro zone di neve. E adesso vi faccio vedere gli animali che magari possiamo mettere. Sono degli esempi, Però se io vado per esempio nella tundra, abbiamo la possibilità di mettere, guardate qua, la lince europea. Anche il lupo bianco sarebbe bello da mettere, il lupo artico, di fianco agli altri lupi, in modo da avere due specie di lupi, una di fianco all'altra. Ma abbiamo la lince europea, che sta sempre nella zona appunto della tundra. Abbiamo l'orso, anche l'orso polare, il pinguino reale. Potremmo fare anche una zona con dell'acqua. Sarebbe davvero carino anche fare quella del pinguino, ma una cosa che io voglio assolutamente fare, molto probabilmente farò, è la renna. Ok, la renna la devo assolutamente fare, e magari se voi siete d'accordo, ovviamente, perché leggerò tutti i commenti, però la renna, ragazzi, magari metterci qualche albero di Natale o qualche tema natalizio all'interno del suo recinto sarebbe fighissimo. Continuando poi a lavorare sull'ingresso, ragazzi, ho messo un tema neutro, quindi un tema europeo chiamato nel gioco. Come potete vedere, queste sono tutte costruzioni europee. Io direi di lasciare così quello dei palloncini, perché come vedete non stava bene, mentre gli altri li possiamo tranquillamente mettere così a tema. Ci saranno dei negozi anche di cibo e di bevande che hanno un loro design per quanto riguarda la struttura, e non va cambiato. Però ora, per esempio, metterò i gabinetti, sì, il cesso, ragazzi, e lo metterò appunto a tema con quei negozietti dell'ingresso. Come potete vedere, quella azzurra che avete visto era la copertura della corrente, e lì siamo abbastanza coperti. Dobbiamo mettere anche dei lampioni, e li farò sempre un tema europeo, ok? Quindi cerchiamo di mettere il primo gabinetto, perché c'è anche più grande effettivamente, però qua siamo all'ingresso. Il fatto è che la gente fatica a fare tutto il giro, no? Ad andare dalla zona dei lupi. Quindi anche dalla parte dei lupi, dalla parte opposta, molto probabilmente dobbiamo mettere qualcosa che attira, un altro gabinetto e altri negozietti. Questo è poco, ma sicuro. Guardate che belli i nuovi lampioni. Non è finita qui, ragazzi, perché avremo la possibilità davvero di decorare le varie zone. E il fatto di fare il recinto delle renne a tema natalizio potrebbe essere davvero una cosa carina, davvero molto carina, per il parco. Ovviamente, ragazzi, una cosa che serve tantissimo è la spazzatura, perché sennò iniziano a lanciare tutto per terra
e non serve assolutamente a nulla. Quindi dobbiamo per prima cosa impostare lo zoo a livello di spazzatura, perché davvero ragazzi poi inizia a trovarsi tutto per terra e non è bello. In più metterò due schermi che trattano degli animali che sono all'interno. È una cosa molto importante questa, perché alcuni si fermeranno davanti allo schermo per leggere le informazioni riguardanti gli animali all'interno. Per ora lascerò i leoni, vedrò poi con i vostri commenti cosa mi suggerirete di fare nelle quattro zone nordiche e se siete d'accordo col fatto delle zone nordiche. Adesso per esempio ho messo altre tipologie di cestini, quelli azzurri. Sono praticamente dei cestini dove si possono buttare le monete, ok? Quindi praticamente si può dare la mancia, se piace quella recensione, quell'ambiente, quell'ambientazione, loro danno la mancia e quindi li ho distribuiti insieme alla spazzatura, ok? Altra cosa importante è dividere gli inservienti prima dell'apertura in zone. Quindi io sto dicendo che gli inservienti di quella zona dovranno occuparsi di tutti gli ambienti, di tutte le ambientazioni su quel lato. Ovviamente, ovvio che non ci servono i negozi e quindi li ho tolti, e ovvio che appunto vi faccio un esempio, il meccanico, per esempio, quello che sistema i macchinari e ripara le pareti, non serve in questo caso, però tutte le altre strutture sì, e si dovranno occupare dell'area di lavoro numero uno, che è quella appunto del nord, chiamiamolo così, la zona Viking, come cacchio la vogliamo chiamare, e poi faremo una zona più calda dalla parte opposta. È arrivato il momento di aprire lo zoo. Non vedevo l'ora e adesso vedremo entrare i primi clienti. È una cosa molto importante, ragazzi, perché si vede anche il loro livello di soddisfazione, non solo a livello di parco, dove ci diranno anche che i biglietti sono troppo alti, i biglietti sono troppo bassi, l'animale è trattato male, questa ambientazione mi piace molto, ci saranno commenti di tutti i tipi, ma una cosa fondamentale è anche vedere se sono soddisfatti a livello di negozi, a livello di bevande, a livello di cibo. Loro hanno bisogno di queste cose, hanno voglia di spendere, quindi dovremo mettere i bancomat nelle posizioni giuste, dobbiamo mettere i negozi nelle posizioni giuste. Guardate l'info point. Ancora nessuno conosce il parco, quindi è inutile comprare cappelli, palloncini, souvenir, eccetera, eccetera. Vanno tutti nell'info point per conoscere il parco. Una volta che il parco avrà un'ottima reputazione, inizieranno a comprare palloncini, cappelli e souvenir che appunto riguardano il parco. Quindi aumentare di reputazione è sicuramente uno dei nostri primi obiettivi. È un peccato che nessuno vada a prendere palloncini, souvenir, cappelli, ma vedrete che lo faranno più avanti con l'aumentare della reputazione dello zoo. Ovviamente le persone iniziano a lamentarsi del fatto: sì, ok, posso andare al gabinetto a fare la cacca e la pupù. No, questa cancellatela perché non c'entra nulla, però abbiamo bisogno anche di mangiare e di bere. Guardate la visuale, dai. Ok, abbiamo bisogno di fare un po' di cose, cioè. Non è mica possibile. Tra poco vi faccio sentire anche l'audio originale per quanto riguarda appunto i cuccioli di Lupetto. Però come vi dicevo, effettivamente la gente ha bisogno, no? E vi farò vedere tantissime tipologie di negozi, soprattutto per quanto riguarda l'estetica, perché ce ne sono un paio davvero carini e non vedo l'ora di farveli vedere. Intanto, come potete vedere, la gente inizia a distribuirsi lungo il percorso dei leoni, ma faticano ad andare dalla parte dei lupi, anche se ci vanno, ragazzi, ve lo dico già, ci vanno, però ci vanno davvero poco, perché qua hanno già la loro soddisfazione con i leoni, sono molto incuriositi dai leoni, e purtroppo i nostri lupetti non vengono cagati molto. Sentite l'audio originale del gioco. Una cosa che potremmo fare effettivamente è quella lì di andare dall'altra parte e appunto, come vi dicevo prima, mettere, guarda che carini, che teneri, giocano, e mettere anche dall'altra parte magari qualche negozietto, ok? E ovviamente un altro animale sul lato di destra. Credo che sia più facile per loro fare il giro se è tutto pieno di cose da vedere.
Quindi l'idea è quella di portare dall'altra parte qualche negozietto, ma avrò una sorpresa anche di là. Sentite, guardate che bello! Fantastico, ragazzi, l'ambientazione gli piace molto. Fantastico, fantastico. E vi stavo dicendo, vi farò delle sorprese dall'altra parte, perché ci saranno anche delle mostre. Sì, avete capito bene, gli animali non stanno soltanto in queste recinzioni giganti, ma ci sono proprio delle vere e proprie mostre, anche sui rettili, ragazzi. Quindi dall'altro lato potremo fare qualcosa che attira e che porta dall'altro lato, mentre qui facciamo dei dolcetti. Ragazzi, è favoloso, è favoloso. Ha la possibilità di fare dei dolci anche da questo lato. Ma adesso vi farò vedere che costruiremo anche altri negozi. Quello che appunto vi dico è una cosa fondamentale, ragazzi, dare sia cibo che bevande ai nostri visitatori. I lampioni fanno un effetto veramente favoloso, soprattutto la sera. Bisogna metterne parecchi, perché come potete vedere questa è la luce che fanno. Guardate qua, ragazzi. Questa è un'altra novità per quanto riguarda Planet Zoo. Adesso poi lo cambierò probabilmente il negozio interno, perché ho messo praticamente due negozi uguali. Però ragazzi, questa è un'altra aggiunta dove ti danno il bancone e poi lo puoi coprire appunto con questi furgoncini. È una cosa estetica davvero molto molto bella e probabilmente dopo ne farò altri, anche perché per ora abbiamo messo soltanto il cibo, quindi dei dolci e appunto cibo in continuazione. E come bevono questi? Ovviamente poi quando noi andiamo a cliccare sugli ospiti, la barra della sete sarà ovviamente rossa. Io sono ancora indeciso su questo spazio, ragazzi, nel senso che vorrei fare tutte e quattro le ambientazioni, visto che divideremo anche la parte in alto questa. Vorrei fare tutte e quattro le ambientazioni nordiche, in modo che sia una zona innevata, e poi dall'altra parte spostare i leoni e gli altri animali, come una zona appunto dove c'è più caldo, diciamo. Mettiamo ovviamente anche spremute, in modo che la gente possa bere finalmente. Guardate come corrono per bere, non ce la facevano più, poverini. Però appunto adesso metto anche magari un tavolino di caffè. E ragazzi, io vi rimando, guardate che bello il caffè e il fatto che si può coprire con questi furgoncini. È tutta estetica, non è che... è una figata. Però ragazzi, vi rimando quindi ai commenti, ma soprattutto ragazzi al fatto che voglio fare una zona nordica, quindi con quattro ambientazioni, e dall'altra parte poi ci occuperemo della zona calda spostando i leoni di là. Fatemi sapere cosa ne pensate, gli altri negozi anche piccole mostre dall'altro lato, in modo da invogliare la gente ad andare anche dal lato dei lupi. Ecco qua il nostro zoo, per adesso sta prendendo forma e mi piace molto. Fatemi sapere ovviamente tutto nei commenti, ragazzi, vi aspetto, perché nel prossimo mi sa che ne vedremo delle belle. Il prossimo episodio sarà una mini svolta per quanto riguarda il parco. Un abbraccio, un bacione, ci vediamo nel prossimo video. Bella!